Mazzarri, lei che sensazione ha? Il Napoli può davvero fare il colpaccio allo Juventus Stadium con la Juve penalizzata da un paio di assenze che sembrano quasi certe, soprattutto quella di Vucinic? Ma guarda, io credo che ci troviamo davanti alla classica sfida che se tutto funziona come di regola sappiamo il valore degli uni e degli altri, li possiamo valutare la difesa, il centrocampo, l'attacco, se mettiamo tutti insieme i valori è una partita da 0-0 perfetta, no? Come piaceva a Nivel Cross, il Frossi, il quale diceva la partita perfetta finisce 0-0. Poi se c'è qualcuno che commette degli errori, allora ci saranno anche i gol. Qui si tratta di capire dove possono nascere gli errori, ma soprattutto dove possono nascere i vantaggi. Io mi sono un pochettino fissato sull'idea che potremmo assistere a un grande duello, un po' da vicino, un po' da lontano, fra Hamsik e Pirlo, che sono gli esponenti classici più belli della partita. Infatti, se non sbaglio, leggendo un suo editoriale, ora non mi ricordo se era l'Avvenire, aveva sottolineato l'importanza di Hamsik, che in questo momento è lo straniero più forte del nostro campionato, ma soprattutto il giocatore più importante del Napoli. Penso che Cavani debba ringraziare, no, per i tanti gol segnati, soprattutto Hamsik, o sbaglio, direttore? Ma lo vedi dal rapporto che hanno fra i due, perché nell'ultima partita c'era Cavani che si accontentava addirittura di fare degli assist anche per Hamsik, il quale poi ha quei momenti magici in cui si libera dal controllo della partita e va da solo avanti ed è irrefrenabile. Hamsik è il giocatore, per carità, l'ho già visto molto tempo fa, le qualità che aveva. La forza del Napoli è stata quella di tenerselo e di non concedere mai speranze a chi lo voleva acquistare. Ma questo è diciamo, un valore tecnico come quello che dall'altra parte rappresenta Pirlo, con altre caratteristiche, tuttavia con il ruolo determinante, io credo, nel ruolo della squadra. Per Hamsik c'è una cosa in più che quando va da Napoli ancora si discute. E nonostante abbiano ragione anche di rimpiangere il Lavezzi che se n'è andato, però l'uscita di Lavezzi ha provocato la nascita di un Hamsik nuovo in un ruolo nuovo e questo è il grande lavoro che ha fatto quest'anno Mazzarri. Andiamo con Alessandro Antoniacci, una domanda per il direttore Italo Cucci. Sì, per quanto riguarda le polemiche avvallate appunto sia da De Laurentiis che dallo stesso Mazzarri, la Juventus anche contro la Roma, al termine di una settimana ricca di polemiche che Zeman comunque ha tenuto e ha gettato benzina sul fuoco anche prima del match, ha sempre reagito molto bene. Secondo lei è giusta questa, chiamiamola tecnica, sia di Mazzarri che di De Laurentiis, di alimentare queste polemiche? Quando appunto i bianconeri reagiscono sempre con classe e con ottime prestazioni alla domenica al termine di questi, Ma diciamo, dibattiti che vengono affrontati durante la settimana prima della c'è partita. una cosa che non dovete mai perdere di vista, che le polemiche non le fanno i protagonisti, le fanno i giornalisti, i quali hanno bisogno di preparare le partite con del pepe e in questo caso addirittura sono 14 giorni che rompono le balle con tutte le storie possibili e immaginabili, perché sui grandi match e le grandi sfide hanno bisogno anche delle polemiche. Io mi ricordo i grandi derby fra Milan e Inter, fra Rocco e Herrera. Le parole servono per preparare la partita, per far arrivare il pubblico. Nel caso di Juventus-Napoli siamo arrivati alla noia, tirando fuori argomenti e storie che da poi non hanno alcun peso. Il punto è che quando ci sono grandi squadre, sarebbe bello poterle analizzare dal punto di vista tecnico, lasciando perdere le chiacchiere. E devo dire che il Juventus-Napoli mi aspetto che sia la partita che, risultato a parte, ci faccia vedere qualcosa che rivaluti il tanto deprecato calcio italiano. Ecco, direttore, tornando sul piano tattico, allora l'assenza di Vucinic comporta la possibilità di utilizzare probabilmente uno tra Matre e Quagliarella. Quanto crede a Giovinco, un giocatore che ancora deve fare il famoso salto di qualità, deve dimostrare di essere decisivo in gare che possono essere determinanti? Ma guarda, può diventare determinante Quagliarella. Ricordavo l'altra sera un famoso cuore ingrato, vi ricorderete, Lo sento una anche io. partitissima fra Juve e Napoli risolta da Altafini mille anni fa,
Quagliarella è l'uomo giusto per poter fare il cuore in grato nei confronti della sua vecchia squadra, anche perché l'abbiamo già visto col Chelsea, è il giocatore che non so perché viene tenuto in panchina, addirittura lo mandano anche in tribuna, quando ha la capacità anche lui e la classe per poter risolvere i match. Per cui mi aspetto che ci possa essere questa presenza importante, mentre sul caso di Vucinic sapete che stanno crescendo situazioni anche di esagio in casa Juventus, perché è sicuramente un grande giocatore che per la prima linea della Juve potrebbe essere determinante, ma ogni tanto non ce la mette tutta, è un po' nel suo carattere quella di abbandonarsi ogni tanto a qualche riposino. Invece la partita di domani richiede gente pronta alla battaglia. Vedrete che questo non mancherà, e se ci sarà Quagliarella sarà un motivo in più per rendere la Juve più pericolosa. Ecco, per finire, Luigi Lucarini, se non sbaglio, voleva tornare sì. con Colucci sulla nazionale, Luigi? Sì, due parole per spezzare anche questa tensione.